bomba al servizio di Kaczynski, ma Milano risponde con Ishikawa. E qui gran regia di Sbertoli che ha trovato il giapponese senza muro. Bravo Lorenzo, grande regia di Sbertoli, ma subito grande ricezione. Riceve molto bene Urnau, poi cercato Kosamernik, buon primo tempo anche dello sloveno. Mamma mia che altezza ha preso sta palla Lorenzo, veramente muro 2 aveva, la girata verso zona 1 molto ma molto bene, ma quanto l'ha presa alta sta palla. Non hanno potuto farci niente. La palla era molto veloce di Sbertoli. 19-13, 6 i punti di vantaggio per l'Allianz. Adesso Urnau va molto forte e infatti Milano riesce a chiudere con lo slash di Riccardo Sbertoli. Davvero un gran servizio con le Tine Urnau. Bravo Tine Urnau, con un servizio spettacolare proprio. La palla 22-14, Matteo Piano si prende il suo tempo, poi va a servire, ricevuto molto bene da Geschi, cercato anche all'attacco e ancora una volta Thomas Geschi murato, ma da chi Giorgio? La sua direzione è quella, peccato per lui perché se lui anticipasse un pochino il colpo, staccasse sul muro di Bertoli in parallela, che è il punto più debole del muro, che tirata forte sarebbe tornata indietro. Buon servizio in diagonale di Spirito, però gran palla di Sbertoli per la corrente Gianpatri, punto di Milano, si riporta avanti 5-4. Ottima palla, un po' bassina però Patri, si vede che anche lui si è allenato questa settimana per attaccare i palloni un pochino più bassi, per così il muro fa più fatica ad arrivarci. Diceva prima Stoichev, se non riesci a avere un cambio palla fluido. Adesso ancora Verona che si prova, nuova occasione con Jensen che carica bene la mano, ma Milano in qualche modo si difende, poi deve attaccare Patri, la tiene viva Kaczynski, poi Bonami deve alzare per Geschi che attacca, grande difesa di Ishikawa, questa volta grande scambio e poi Matteo Piano, un no look di Sbertoli per Piano che arriva e sì, chiude il punto, ma uno scambio bellissimo. Scambio bellissimo, ottime difese da ambo le parti, però a questo punto... Caro Lorenzo, io lo do a Sbertoli perché ha dato il primo tempo dietro, Piano, senza muro. Intanto sai, ma... Fa bene, secondo me a livello tattico fa bene a fare quello che fa. Forte Geschi, ma sul nastro. Allora Milano può organizzarsi. Palla di Patri. Vediamo come alza Spirito. Per Jensen trova le mani del muro. Ishikawa la tiene viva. Allora Sbertoli per Patri che cerca il pallonetto. Ci arriva in tuffo Spirito. Allora deve attaccare Jensen fuori equilibrio. Praticamente una free ball, vediamo come la sfrutta l'Allianz con Patri in diagonale. Gianpatri chiude il punto e questo scambio è stato più Milano che bombardava, Verona che si difende. Esatto, con palle per Patri vedo molto ma molto basse, molto veloci, quindi è un è veramente una cosa studiata da piazza questa. Poi andare giù 2-0 diventa difficile giocare anche il terzo. E qui una palla quasi da riscaldamento di Urnau, Giorgio. Questa è veramente da manuale. Sui piedi del giocatore che ti mura, insomma. No look in parallela. Vabbè, muro a uno che gli ha... E Spirito gli aveva tenuto tutta la diagonale, lui no look in parallela, palla meravigliosa. Sì. Stile beach. 24-19, Spirito al servizio. Nastro che non inganna Milano e allora Tine Urnau chiude set per l'Allianz Power Volley Milano 25-19, 2-0 adesso per Milano che vorrà chiuderla subito. E Verona però non la vorrà chiudere qui, quindi anche perché comunque c'è un ritorno da giocare e arrivare con un 3-0 secco all'andata o comunque un 3-1/3-2 è molto diverso anche psicologicamente. Assolutamente 4. Vito di Kaczynski, Nastro che non inganna però Kosamernik, allora Sbertoli a cercare Ishikawa, gran diagonale, sparata su Spirito, punto del giapponese. Mamma mia che bella palla questa, che bella palla questa di Ishikawa, mamma mia che bella palla. Bella anche servire Asparuov, molto forte, ricevuto però bene da Mar. Allora Daldello a cercare Matteo Piano e anche la prima palla toccata da Daldello. Ah, grande efficacia, gran palla per Piano che chiude il primo tempo. Noi lo sappiamo che Daldello preferisce fare primi tempi.
18 al servizio Askarov. Scusate Jeschi. Grande recensione di Pesaresi e poi la palla potentissima di Kozamernik in campo 13-18. Ma facciamo un applauso ad Aldello. Guarda da dove gli ha dato il primo tempo. Che palla, bella tesa poi. Ma forte Sbertoli. La tiene Kaczynski, poi deve alzare Bonanni proprio per il proprio numero 1. Muro a 3 che impedisce di chiudere il punto. Allora arriva Moir per la pipe. Stephen Moir, 14-18. Adesso Milano prova a riavvicinarsi. Ma che bellissima cosa questa che ho visto! Bellissima palla di Bertoli. Ha visto che Mar che si proponeva da pipe. Ha calato un po' al servizio e ha subito un pochino il gioco di Verona. È partito il quarto set, parte alla grande per Milano con un grande attacco di Jan Kozamernik. Kozamernik che ha fatto vedere di che pasto è fatto attaccando questo primo tempo almeno un metro sopra dalla rete, quindi Allianz e servizio affidato a Tine Urnaut. Nastro che non inganna Bonami, allora spirito a cercare Agenier, questa volta fermato bene da Matteo Piano che può rigiocare, far rigiocare Milano, la palla che va toccando per terra, che è sicuro voi tre. Ma c'è il secondo arbitro lì, quindi ma anche dal punto di vista del suono si era abbastanza sentito. Sette pari, molto forte Jeschi, ricevuto però da Milano, poi l'attacco di Urnaut, palla che rimane lì, Milano può rigiocarla ancora da Urnaut che non era però tornato in posizione, e allora nuova occasione ancora per Milano, ancora si va da Urnaut, ancora fermato, l'Allianz gioca la sua quarta palla, cambia banda questa volta e Patrick chiude il punto per l'Allianz, 18-17. Mamma mia che azione anche questa, proprio combattuta fino alla fine, proprio a un certo punto anche ho notato gli 18-17 il servizio di Kozamernik, la ricezione di Bonami, l'alzata non facilissima di spirito che mette un po' in difficoltà Kaczynski, allora il primo tempo di Matteo Piano che vale il 19-17. Adesso break di Milano importante, Stoichev infuriato col proprio libero perché non ha ricevuto bene la palla, il servizio di Kozamernik, ma sono serviti molto. Ma Ishikawa molto forte, potrebbe forse aver aumentato la zona di impatto, ma la palla mi sembrava fuori. Sì, dici? La palla è dentro, allora Milano con questo ace di Yuki Ishikawa chiude il match di andata dei playoff vincendo 3-1 in casa contro NBV Verona.